E ragazzi, da adesso il primo che riesce a far fermare il treno vince 1000 euro, raga. Lo so, è una delle cose più difficili del pianeta. Abbiamo anche solamente un'ora per riuscire a fermarlo. Chi di voi vuole iniziare? Inizio io! Sempre Ferro, tanto, eh. Ferro, come inizi? Io voglio iniziare facendogli una scivolata mega supersonica e mettendo un'arma giù. Vai, vai, sta arrivando! Sta arrivando il treno! Sta arrivando il treno! Lo vedo, aspetta, eh. Corri! Piazzo le armi, 3, 2, 1... Va, va, va! Ah, no, ovviamente non ha letteralmente funzionato. Non ha proprio funzionato, però vado io. Ragazzi, questa volta gli sparo tutti i caricatori del pompa. Non penso, è inutile, è inutile. Ragazzi, dovete fare molto meglio per riuscire a fermare il treno. Intanto ditemi voi, ragazzi, nei commenti se riuscireste mai a fermare il treno. Mi raccomando, utilizzate sempre per sempre il codice RF. Ma adesso è il momento di fare altri test, signori. Altri test per riuscire a fermare questo treno, che è una di quelle cose tipo impossibili da fare. Allora, ragazzi, io ho in mente un paio di tecniche per fermarlo. Volete saperle? Vai, spara. Col cacchio. Brutto infame, dai. Si vincono 1000 euro. Appunto, si vincono 1000 euro per il primo che la ferma. Secondo te io ti devo dire a te la mia tecnica per fermarlo? Beh, sarebbe stata una cosa molto gentile e carina, da parte tua. Sai cosa sarebbe stato veramente molto gentile da parte tua, Ferro? Se li regalassi tu a me 1000 euro invece che io a te, Cosa ne dici? Così a caso te li regalo, esatto, perché siamo amici. Ma senti, facciamo così. Dammi una mano, troviamo tante macchine. Anche tu, so che tu sei ancora sul treno, non sei mai sceso. Ma sai che cosa? Sai che cosa? Io ho trovato, raga, il trick segreto, ecco, chiamiamolo così. Ovvero? Perché ho delle impulso elettromagnetiche spacca scudi. E queste qui, raga, sono tipo mezze elettroniche, quindi dovrebbero far fermare il treno. Sinceramente sono curioso. 3, 2, 1. Ok, nulla. Nulla, aspetta che provo ancora la... Ma va, Poa, ma dai. Niente, ancora niente, raga, non ha funzionato. E tu pensavi veramente funzionasse? Vabbè, è meglio provare, no? Allora, comunque, adesso è il momento della mia tecnica. Quindi, per favore, andiamo circa qua, Ferro, io e te, ok? Sì. E dobbiamo mettere là tutte le macchine possibili. Perché secondo me una roba come tipo 10 macchine possono tranquillamente fermarlo il treno, sì, ok? Dai, è letteralmente impossibile che non lo fermino. Allora, raga, abbiamo iniziato a mettere un po' di macchine lì davanti al nostro treno. Però il problema è che, ti dico, ci stanno pochissime macchine. Ferro, che cazzo le macchine, scusatemi. Beh, ti dico, ne abbiamo comunque già 3. E ti dico, non è così facile trovare le macchine. Sta per arrivare il treno in realtà, non so se ha senso. E sta per arrivare anche Boa con le altre macchine. Allora, Ferro, io ti dico, 4 macchine fermeranno il nostro treno? Secondo me, dai zio, se non le fermano queste, dobbiamo provare con tipo le build quelle indistruttibili, Su 4 macchine. Ragazzi, sta arrivando Boa, piazza con la macchina. Ok, aspetta che faccio un bel parcheggio. Mettila bene per favore. Bravo, veloce! Veloce! Sta arrivando il treno. Non ho ancora la patente per un motivo non a caso, sì, si vede che non è ancora la patente. Ragazzi, ragazzi, dai, su, ce la faremo? Raga, aiuto, Raga, aiuto, secondo me non ce la facciamo. Dai, no, raga, per forza. Treno contro 4 macchine. Ok, ok. Vabbè, raga, su. Ma che cos'è? Dicendo, raga? Ma che cos'è? Come si dice? Neanche un graffio gli ha fatto le nostre macchine. Ma non questo ci treno. Oh, guardate qua, si sta portando una macchina appresso. No, il mio G-Wagon. Fermo, treno del cazzo. Raga, e invece una granata impulso? No, niente, non fa un cazzo che ha la granata impulso il treno. Se 5 macchine non funzionano contro un treno, la vedo dura che è una granata impulso. Un pollo! Oddio. Raga, allora, è il momento di uno degli ultimi tentativi in realtà che possiamo fare, vai. Poa! Vorrei entrare, sai com'è? Poa! Rimani sul treno, rimani sul treno, rimani sul treno. Sei il nostro capotreno, d'accordo? Ok. Ciao, capotreno. Allora, abbiamo uno degli ultimi tentativi che possiamo fare, raga, perché il treno mi sembra veramente infermabile, ok? Cioè, mi sembra letteralmente infermabile. Comunque, allora, mi raccomando, restate qua fino alla fine, raga, perché c'è un mito dove praticamente dicono che in realtà se tu rimani sul treno tutta la partita prima o poi si ferma, ok? E noi lo andremo a scoprire tra poco, ma prima, Ferro, vai un po' più avanti che dobbiamo fare un botto di build. Sta per finire, attenzione, qua nel coso ci dobbiamo fermare, sta finendo il carburante. Oh cavolo. 3, no? 2, no? 1, finito. Ah, scendi. Overbuilda, overbuilda, overbuilda. Builda, 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 builda. Ragazzi, builda, 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 builda. Arrivo. Chiudete pieno di build. Vi do una mano col ferro. Facciamo col ferro, facciamo prima. Oh! No, raga, no way. No, raga, gli sto costruendo, si spacca comunque. No, 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 raga, no, si spacca, no, raga, no, spaccato, no, tutto. No tutto way. Tutto spaccato, pure la Lambo. Raga, non fa... No, ma come si ferma sto treno, raga? Come cacchio si ferma sto treno? Comunque vi dico che ho sprecato letteralmente 500 di materiali in mezzo secondo. Raga, detto questo, andiamo a vedere se il treno si fermerà da solo in partita oppure no. Voi vi raccomando, codice refe. Allora, ragazzi, in questo momento siamo in partita perché vi dico che si vocifera che c'è un modo in realtà per far fermare il treno. E secondo voi qual è, raga? Allora, non c'è un modo. Li abbiamo provati tutti. Gli dai una manata.
no, esatto, abbiamo provati tutti. Ah, ne abbiamo provati tutti. No, ragazzi, non abbiamo provato il più semplice. In realtà quello forse più ovvio, che un po' mi dispiace. Oh, ce l'ho. Vai. Vincere, cioè finire la partita. Bravo, in teoria vincendo la partita dovrebbe fermarsi il treno. Sai questo cosa vuol dire? Che dobbiamo salire sopra e non toglierci più. Ah, bello. Esattamente, dobbiamo salire sul treno e non scendere più dal treno. Potrebbe essere molto complicata, come cosa, ma potrebbe anche essere funzionante. Raga, molto divertente, cioè non c'è loot sul treno. Beh, oddio, non c'è una bella cassa sul treno. Oddio, guarda che in realtà c'è molto più loot che qua. Oddio, ci sono ben 6 casse. Pua, si vede che non hai visto il mio video sui miti, eh? Si vede, complimenti, Pua. Non lo so, ecco, non lo non so. Sei non un fan accanito. Bravo, bravo, bravo. Ah, ok, ragazzi, mi raccomando, non fate come Pua e utilizzate il codice Refe, stra importante. Detto questo, tra ben 26 secondi arriva il treno. Okay? Abbiamo pure una taglia qua, andiamo a pushare. No, raga, io fammi di kill. Possiamo andare o no? Scusate, oh, mi fa piacere. Mi fa piacere che sei detto da solo comunque, posso dirlo. Ragazzi, arriva il treno con una puntualità fuorviante, direi quasi. Let's go. Saliamo, poi ci facciamoci le bacchette tutti insieme. Speriamo che ci... Attenzione, non ci sono persone, vero? Ah, non le vedo onestamente. No, 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 zero persone. Ok, ok, raga, allora, perfetto. Tra l'altro, sul treno, incredibilmente, raga, so che sembra strano, ma c'è sempre un botto di gente, capito? Giusto, infatti, boh, strano che oggi non c'era nessuno. Vabbè, ovvio, intercetti, raga, non è che ci vanno tante persone, ci sono 3 case, ripeto, non è che c'è tanto. Ce ne sono 6, Pua, porco Giuda. Ma dove? Ma dove sono 6? Allora, ce ne sono 2 lì sul muro, una lì e 2 qua. Ah, quindi ve le siete prese tutte e io non c'ho nulla. Ah, ok. Esatto, Pua. Comunque, ora, raga, mi raccomando, attenti perché la gente è un po' infame e sale sul treno in un men che non si dica. Però io penso di avere l'arma perfetta, Lo scudo penso sia perfetto. C'è un grande problema, Refe, sì, sicuramente è perfetto. Noi non abbiamo mazze, ma in ogni caso non possiamo buildare. Se la gente ci spamma, siamo un po' fregati. Siamo a rotaie rischiose, ragazzi. Zio Pera, zio Pera, Pronti? Siete pronti? Pronti al fight? Ok, aspetta, gliele tiro tutte. Oddio. Oddio, non ha funzionato, ma va bene comunque, me ne dovevo liberare. Ok, calma. Ferro, tu vedi? Ah, ok, ma stanno dentro in città proprio, raga. Okay. Vogliamo fare un pit stop e poi riprendiamo il treno più avanti? Oddio, sai che non è una cavolata, onestamente, Andiamo! No, sei da solo, no! Ormai mi sa che è andata, ragazzi, mi dispiace, ormai è andata. Ragazzi. Vieni, Refe. Vabbè, niente, andiamo a prendere il treno più avanti. Andiamo a prendere il treno più avanti, ragazzi. Lo perdiamo, siamo stupidi, Sì, lo so, ma non lo perderemo. Dobbiamo prima uccidere queste persone, però. Ok, ragazzi, sopra lo vedo. È un pesce secchino. 25. Cioè, vega, morto uno. Bravi, ragazzi, siete fortissimi. Siete più forti. Monster, mi hanno cecchinato. Chi ti ha cecchinato? Il pesce. Adesso lo distruggo. Quel pesce me lo mangio a colazione. Quel pesce del cazzo, ragazzi. Sapete dove devono stare i pesci? Negli acquari. No, nel mare. Negli acquari e nelle mutande. Raga, riuscite a far cadere tutto? No, non riusciamo. No, zero riuscirci. Comunque, sì, ho appena sbloccato il coso. Il forziere sul treno. Da me. No, raga, ho utilizzato la danno d'urto. L'ha restato. E quell'altro, l'ultimo, raga, poche vita. Utilizziamo la gradata d'urto. Dai, vai. Qua. 3, 2, 1. Vai. Ma raga, ci sta un altro team a destra. Atterrato uno. Orca trota. L'ho distrutto. Mamma mia, ti ho mangiato. Bello. Dov'è andato? Mamma mia, che cos'è? Non lo dico che cos'è. È un bisciazza. Lo dico io. È un bisciazza, zio Pera. È un bisciazza. Raga, ricordatevi comunque sempre anche il treno, per favore, Non vorrei che vi dimenticasse del nostro trenino. Aspetta che sto distruggendo questo qua. Mamma mia, raga. Raga, sono qua tutti quelli con il medaglione. Occhio. Io l'ho cecchinato questo. Devo andarlo a lottare veloce che non c'è più mazz. Ok, raga, uccidetelo, raga. Da me ci stanno tutti quelli con il medaglione. Tutti sono qua. Vai, arriviamo. E niente, mi è arrivata la cecchinatina, raga. Doveva arrivarmi. Ho visto da dove ti ha sparato, però, Ok, eccolo là dove ho pingato. Oh, c'è un altro team che gli spara, il pesce del cacchio. Ok, cos'è? Taglia eliminata? Ah, sì, ce ne sta uno da me che ho cecchinato in testa, scusate. Ah, mio Dio, Ferro, sei forte, bravo. Sta volando uno, ma... Ah, sì. Ok, vedi, c'è qualcuno che sta... niente, quell'infame Pua, sì, Pua. Pusha, sta pushando, No, lo blocco io. Vai tra, continua. Lo cecchino in testa quel pollo lì del cavolo adesso, Vai. Un attimo, curare. Non si sa come, ma... Com'è possibile, vecchio? Non ti riuscivo a restare. Ti vedevo bloccato 0-0. No, raga, c'è un hitter team ora. Craccato. Cecchinato. Aia, raga, mi sta venendo addosso. Raga, sono morto. Sono morto. Io ne ho cecchinato un altro. Ma non muoiono, mi spammano. Ho 0 materiali, raga, io sono bloccato. Cioè, se vengo da voi muoio. Brother, ho 25 di vita. Chill, raga, un attimo, con calma. Okay. Sotto qua. Ma tutta la lobby sta qua, scusatemi. Raga, ma c'è tutta la lobby qua davvero, è assurdo. Il pollo da me è poco quell'infame. Ok, 68 ucciso. Ok, morto un altro, raga, l'ho ucciso, quello full vita. Oddio, da me. Da me un altro, 90, è quello col medaglione. Ha uno di vita, ha uno. Arrivo, raga. Raga, mi serve una cura, mi serve, per favore.
Ucciso un altro da me col medaglione. Oh mio Dio, bravissimo. Oh mio Dio, che cavolo ho fatto, raga. Ferro, copri un secondo. Ferro, copri un secondo, Dio. Raga, non chiudetemi fuori, c'è un HP. No, non ti stiamo chiudendo fuori, brother. È che c'è. Oddio. Aiuto. Addio. Niente, sono caduto. GG. Un altro sopra me col medaglione, anche questo, raga. Ok, aspettaci qua. Da me uno di vita, 159. L'hanno cecchinato. Aveva il medaglione, mi sembra, eh. Raga, ok, ne manca un ultimo col medaglione. Abbiamo tutti il medaglione. Sì, ma raga, il treno in tutto ciò. Il treno in tutto ciò, raga, non sappiamo dove sta. Ragazzi, sono ancora 24 persone, tranquilli, abbiamo ancora tempo per il treno. Stavo facendo il giro di tutta la mappa nel frattempo. Il problema, ragazzi, è che dobbiamo prendere tanti guadagni. Vedete che il treno sarà in safe per poco. Noi circa dovremo prenderlo qua, ok? Dobbiamo riprenderlo qua più o meno, raga. Adesso si fa tutto il giro. Ok. Poi torna qua e lo prendiamo quando è qua. E poi andiamo con lui tipo qua in safe. Esatto. Bisogna stare attenti, ok. Cosa cacchio abbiamo fatto, raga? Come siamo sopravvissuti? Cioè, grande Ferro, complimenti. GG per te, perché io qua non ho capito nulla. Diciamo che la mia cosa è stata rimanere in vita ed è stato grande. Eccolo qua, appena ributtato l'infame, raga. Raga, che vogliamo fare? Pushiamo? Sì, ovvio, ci serve il medaglione, brother. Per forza. Zio, dovevano essere qua, non li vedo. Sei sicuro che siamo qua? Non sono poi così tanto sicuro. Bro, hanno restato qua sicuro. No, sono diverso a destra. Guarda dove va la zona. Sali, refè. Ah, sono venuti a rivendersi il loro loot, raga. Ai, qualcuno ha sparato, eh. Da dove, raga? Non riesco a capire. No, neanch'io, ve lo giuro. Tra l'altro il treno sta per arrivare. Sì, sta arrivando, raga. Vogliamo andare a prendere il treno. Via il treno. Sì, dobbiamo prendere il treno. Treno. Via. Ora. Treno, raga. Ricordiamoci che comunque questo video ha un senso logico, ok? Ed è quello di rimanere su quel cacchio di treno per vedere se si ferma a fine partita, zio Pera. Diciamo che questo era un modo per intrattenerci noi e intrattenere il pubblico. Quindi like adesso, ci riprendiamo il treno, ma soprattutto dobbiamo farlo esplodere. No, dobbiamo fermarlo. No, non essere così. Sei un po' troppo esagerato, ok? Fermarlo, è semplice. Signori, è il momento. Si sale sul nostro treno. Un urlo, per favore, un urlo. Wow. Grazie, raga. Troppo. Sei sceso. No, zero possibilità. Stavo solo prendendo il mio pompa che finalmente ho ritrovato dopo prima. Bene, comunque, ragazzi, qua stiamo andando, tra l'altro, lontani dallo studio infame che volevamo uccidere, il che non mi piace, onestamente. Però. Sì, ma raga, ma quello, ma si può. Cioè, io lo vorrei vedere nel replay dopo dov'era. Perché mi dà veramente fastidio non sapere dove fosse. Giuro, raga, che fastidio. Non, letteralmente. Vediamo se siamo in safe nella prossima. Tra un minuto scopriamo. Ma per forza no. Secondo te il treno in 5 minuti riuscirà a rientrare nella prossima safe? Sai che sono molto in dubbio su sta roba. Raga, dai, su, per favore. Allora, il treno torna tra 5 minuti a rotaie rischiose, ok? Torna tra 5 minuti a rotaie rischiose. Guys, persone. Guys, occhio. Andiamo. Via, giù, via. Ucciso uno, l'altro è white. Okay. Uccisi tutti. No, raga. Sono sopra. Sono sopra, raga. Sono sopra, eh. L'ho visti? Sono là. È il pesce! È il pesce di merda! No, quello, oddio! Pesce. No, quel pesce, ragazzi. Darò la vita per lui, ve lo assicuro. Raga, uccidiamo sto stupido infame di un pesce. Ma è ancora vivo, raga. Io pensavo l'avessi ucciso. Ti prego, pushaci, pesce. Oh, raga, arriva un altro team da là. Aspetta che lo uccido. Ok. Niente, incredibile. Ok, ucciso io? Easy. Ma meno male. L'importante è che non l'abbia ucciso quell'altro stupido scemo del pesce. Raga, sta arrivando un botto di gente con i medaglioni in questa zona. Ma io voglio una persona, voglio il pesce. Guardate qua cosa c'è. Rift. Riftazzo pazzo, venite. Lo prendiamo tutti? Vai. Ok, ragazzi, siete sicuri di quello che stiamo per fare? 3, 2, 1 per il pesce. Abbiamo lasciato giù il treno per uccidere sto pesce di merda. Ma per raga, forza, ma sti cavoli, cioè il treno lo vedremo. Raga, uccidete il pesce. Pusha il pesce. Qua c'è il pesce, vai. Mi sa che è morto. Oddio, l'ho ucciso. Sto ballando, godo. Mamma mia. Raga, let's go. Arrivo. Però raga, il problema è che il pesce mi ha fatto scendere, vorrei sottolineare. Comunque c'era un medaglione anche per il refe. Ragazzi, scusatemi, gli sto... Da me c'è un tipo. Oh, mi riesci a dire se c'era il medaglione? Sì, c'aveva il medaglione, ce n'ho due. Buono. Sopra di me. Fermo, medaglione, troppo medaglione. Ok, easy. Mamma mia, ragazzi. Uccidere il pesce comunque è stato veramente molto, molto, molto bello. Sì, è stato bellissimo. Cioè, il fatto che poi l'hai jumpato. Mamma mia, ragazzi, sono contentissimo. Che bella giornata oggi. Oh, finalmente abbiamo ucciso sto pesciazzo. Andiamo in safe, per favore. Comunque, raga, cavolo, mi sa che abbiamo una sola possibilità, raga, di vincere sul treno. Ok, è appena finita. Sono tutti sotto di noi quelli col medaglione. Tutti sotto di noi, tutti. Ok, chill, raga, vieni in safe intanto. Dobbiamo ricordarci di riuscire ad andare sul medaglione. Allora, io ho 3 medici. Voi quanti medici avete? Raga, da me quello con il cavaliere nero. Ho 0 No, venite da me. Raga, un attimo. Dobbiamo un attimo capire come fare a vincere rimanendo uno sul treno, ok? Io direi così, raga. Prendiamo un botto di cure vita, ok? Ma proprio un botto di cure vita, d'accordo? E uno di noi ha una certa. Quello che magari ha un po' di. Come si chiamano? Di jump, no? Di bouncer, così. E un rampino.
corre al treno, ok? Ok, strana come roba, ma non so se ha troppo senso, Refe. Più che altro, ma noi non dobbiamo capire se si ferma il treno con la vittoria. Esatto, quindi voglio stare sul treno quando, capito? Oppure si va dopo nel replay e si va a vedere. Allora, questa è un'altra cosa che si può fare. Però, vediamo, io proverei comunque che uno di noi ragazzi prova ad arrivare al treno, ok? Boa. Boa, sì, sei stato ceduto tu, Boa. No, raga, basta. Invece sei stato ceduto tu, ha detto così la plebe. Boa. È un compito importante comunque, vorrei dire. Dobbiamo aspettare che il treno si avvicini un po'. Arriverà tra un minuto e mezzo, due, a rotaie. Ragazzi, da me. Ucciso uno, ucciso. Bravissimo, sì, ok, raga. Raga, siamo rimasti due team, ok? Ora, con calma, Ferro, non dobbiamo morire adesso. Non dobbiamo neanche però vincere adesso, ok? Ok, esatto, impossibile infatti morire, ma soprattutto difficile vincere. Perché adesso dobbiamo aspettare un attimo, ragazzi, che... Adesso vi spieghiamo anche voi, ragazzi, un attimo. Dobbiamo aspettare che il treno arrivi in una zona abbastanza vicina, ok? Per far sì che uno di noi arrivi là, capito? No, raga, è morto uno. No. Eccolo, ok, raga, non sparate, no. Non sparate, fermi. Ok, devo andare dentro la tempesta, ragazzi. Cioè, devo andare al treno, dov'è il treno? Aspetta, calma. Tanto se ci vai adesso, poi non ci arrivi, il treno è troppo lontano. Il treno sta tan attraccotante, ok? Non ci arrivi se vai adesso. Fallo venire verso di qua, non andare verso la safe, poa. No. Tranquilli, raga, tranquilli. Gli regalo un medikit. Oddio, l'ha preso. È un bro. Oddio, è un bro. Vai. Allora, raga, manca veramente poco. Abbiamo tenuto qua il nemico, ok? È ancora qua il nostro nemico. Poa, tra poco tu dovrai partire, ok? Ok, boys. Parti ora, vai ora. Vai, Boa. Oddio, quanto toglie. Oh mio Dio. Medikit. No, è impossibile, non ce la puoi fare. Non ce la fai, guarda. Oddio, è difficile, però ci si prova. È molto difficile che tu ce la faccia. Oddio, raga. Oh, wow. Mi sono provato a fare i medikit, mamma mia, raga. È difficile. No, non ce la fa. Raga, non ce la può fare. Oddio. Forse però, oddio. Raga, Boa, non smettere di fare i medikit. Sto spammando come non avete idea. Non smettere di fare i medikit. Oddio. Vicino, Continua, Boa, continua. Un altro. Un altro. No, è niente, vai, raga. Boa. Mi sa di no, Dimmi che provi il treno, lo chiamiamo veloce. Chiliamolo così vede. Vai però. Guarda il treno. Si è fermato? No, raga, non si è fermato. No way. No, raga, non ci credo. Il treno non si può fermare. Noi ci abbiamo provato. Ditemi voi nei commenti, raga, se ce l'avete fatta. Attenzione in qualsiasi maniera. Mi raccomando, codice Refe. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, tutto bene, raga.